Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Valentina, in arte Vali Makeup Lover, e qui sul mio canale YouTube parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Come vedete raga, oggi sono con un look super colorato e per l'occasione sono andata a testare la nuova palette di The Vivienne The Scepter. La palette mi è arrivata ieri e vi ho chiesto nelle stories di Instagram se volevate un video YouTube dove andavo a provarla. Ovviamente mi avete risposto di sì, perché a quanto pare anche a voi piacciono i colori. E questo è il look che ho ricreato. Vedremo il look occhi e vedremo anche le polveri viso, perché la palette si compone sia di ombretti che di polveri per il viso. E quindi andiamo a vedere passo passo come performa. Direi raga di non perderci in chiacchiere, perché come sempre ho parlato abbastanza, iniziamo subito con il video. Eccomi raga, struccata, non ho fatto ancora la base proprio perché voglio vedere bene come performano gli ombretti. Sapete che io odio quando fanno fallout e soprattutto odio dover ritoccare la base. Quindi molto tranquillamente faremo gli occhi. Metterò giusto un primer ovviamente negli occhi e poi a fine video farò la base off camera. La palette ha un pack secondario che è questo, che ovviamente poi riprende il pack primario. Questo è il pack primario, è molto grande raga, ma sono abituata anche con la Carnival che è molto grande. Abbiamo ovviamente la sua pellicola protettiva per gli ombretti e questa è la palette all'interno. Sono stata incuriosita soprattutto dal fatto che, oltre ad avere gli ombretti, abbiamo anche sulla parte alla mia destra delle polveri per il viso. Abbiamo una cialda enorme di nero, questo è un ombretto, una cialda molto grande sempre di bianco, un bianco assoluto praticamente da come viene chiamato. Subito sotto abbiamo gli illuminanti, un blush e una terra per il contour. Il colore della terra mi intriga molto perché è più fredda rispetto a quelle che ho, e poi vedremo in cialda, sembra più fredda, vedremo poi ovviamente swatchata nel viso. Quindi adesso mi sta venendo in mente a questo punto che farò la base e poi proveremo ovviamente le polveri del viso di questa palette. Direi di andare a mettere prima il nostro primer. Utilizzerò questo di Makeup Revolution che abbiamo visto in uno dei video precedenti e mi è piaciuto tanto. Quindi lo applichiamo. Spero che riusciate a vedermi bene, raga. Se mi vedete qualche capello svolazzante perché ho fatto uno chignon, perché come sapete non voglio che ci siano capelli di mezzo quando proviamo queste le palette nuove, così potete vedere al meglio il tutto. Lo stendo. Come sempre raga, farò ovviamente un occhio alla volta. Sicuramente il look sarà molto più elaborato perché abbiamo una palette di colori belli accesi, e quindi direi di concentrarci soprattutto sugli occhi e di fare un bel look. Vediamo se riesco a fare un look simile a quello che ha The Vivienne nella foto, diciamo, del promo della palette. Da quello che vedo, allora il look ve lo faccio vedere raga, dovrebbe essere questo. Vediamo se riusciamo a farlo pressoché simile. Io non ho tanto spazio nell'occhio, quindi non credo che uscirà così. Allora, voglio andare a prendere Sky Dive, che è uno degli azzurrini della palette, ed è questo qui. Prelevo con un pennello di questo tipo, un po' cicciotto, carico un po' l'eccesso, non spolverano neanche tanto nella cialda, e iniziamo. Inizio da quest'occhio perché mi vedete meglio in camera. Lo picchietto in questa zona, in questo modo. Me lo aspettavo un pochino più acceso, sono sincera, perché dalla cialda sembra un celestino molto acceso. Da quello che vedevo in alcuni video di presentazione della palette, i colori dovrebbero essere
fatti apposta per essere stratificati man mano. Ho visto una diretta, adesso non mi ricordo il nome della ragazza, ma è bravissima, e proprio faceva vedere come lei andava a strutturare il make-up tamponando diciamo l'ombretto e fondendolo man mano tra di loro. Andava a seguire la ruota dei colori ed è uscito ovviamente, raga, un look stupendo. Direi che con questo ci possiamo fermare perché voglio andare ad allungare il tutto. Prendo ora l'unico violetto nella palette, che è questo, raga, Purple Rain, e vado a sfumarlo con il celestino. Polverano poco sulla cialda, mi piace questo. Vado sempre a tamponare. Vedo che non stanno facendo macchia, è una cosa molto bella. Porto verso l'esterno, ma non troppo, perché tanto poi andremo a mettere un altro colore qui per sfumare. Veramente, veramente belli, raga. Poi non li sento spessi sulla palpebra, quindi mi piace. Ora prendo un pennello da sfumatura e voglio prendere Pink Lady, che è questo rosino che c'è qui. Sono molto simili, Pink Lady e Here She Is, però Here She Is è un pochino più acceso. Prendo Pink Lady, tolgo l'eccesso e vado a sfumare sopra questi due colori e vediamo come si comportano in questo modo. Ovviamente, raga, ripeto, io non ho uno spazio tra la palpebra e il sopracciglio molto grande, quindi mi dovrò tenere un po' bassa, però voglio vedere come si sfumano tra di loro. Bello come si stanno fondendo tra di loro, si stanno sfumando e creando un altro colore, sono meravigliosi. Riprendo Purple Rain e vado nuovamente a picchiettarlo per tenere l'intensità. Faccio la stessa cosa anche con il celestino. Non preoccupatevi, tanto poi andrò a pulire la palpebra. Da quello che vedo nell'immagine dovrebbe aver preso questa sorta di diciamo blu, ma anzi verde petrolio, that. Ci congiungiamo in questa zona e andiamo a scurire. Io non so se ha usato questi colori, raga, però ci proviamo. Vedo che comunque anche i colori più scuri non fanno macchia, sono veramente bellissimi. Inizio a sfumare un po' la punta anche verso l'esterno perché voglio che si congiunga poi con gli altri colori. Con un pennello pulito sfumo i bordi. Ora prendo un cotton fioc con dell'acqua micellare e vado a iniziare a pulire per dare un taglio affilato, e inizio a pulire anche qui sulla palpebra. Tanto poi andremo a mettere nuovamente un correttore, questa volta per tagliare la piega e andare a mettere gli altri colori, e tolgo tutto ciò che è in eccesso, dando un po' una forma, diciamo, semi arrotondata. Cerco di essere il più precisa possibile. Ovviamente per quanto possibile, raga. Ok, raga, direi che mi piace il taglio che ho fatto. Ora prendiamo un pennellino di questo tipo. Prendo il correttore e iniziamo a tagliare la piega. Per tagliare la piega utilizzo questo correttore di Make Up Revolution perché è un po' secchino e mi aiuta col fatto che la mia palpebra suda tantissimo. Lo prelevo dallo scovolino e iniziamo a tamponarlo sulla palpebra, ovviamente andando a seguire quello che abbiamo ripulito. Sta anche terminando questo correttore, nonostante sia molto secco l'ho usato parecchio. Quando vado a tagliare la piega sono sempre super concentrata perché ho paura che poi sbaglio e vado da qualche altra parte. Ovviamente, raga, la crease la tagliate come preferite, a me piace fare questa forma semi arrotondata e poi finire un po' più a punta. Adesso andiamo tanto a mettere anche altri colori, adesso sembra molto monocromatico ma andremo a usare anche i verdi, quell'oro pazzesco
che mi sta chiamando da quando ho aperto la palette. Vivien, ho visto che utilizza in questa parte l'altro celestino, ma io voglio andare a provare Waste, che è questo verde lime pazzesco qua sotto. Cioè, guardatelo, raga. E lo applichiamo nella parte esterna. Ciao. Non pensavo scrivessi così tanto. È bello scrivente. Vado con un pennello di questo tipo e facciamo tap tap sulla palpebra. Forse avrei dovuto mettere prima il verde un po' più scuro, ma penso che andrò poi nell'angolo esterno e mixeremo i colori, vediamo. Veramente, veramente bello, non me l'aspettavo. Ora utilizzo Bubble, che è il giallino che vedete qui. E lo utilizzo perché poi voglio andare ad applicare sopra il glitter, non sapendo se i glitter vanno a neutralizzare il colore della palpebra, quindi prendo Bubble e inizio a tamponarlo in questa zona. Poi ci applicheremo sopra Crown, non vedo l'ora di utilizzarlo. Anche questo giallo, per dire che è un giallino, nella cialda sembra tendente al caldo, è molto molto carino. E piano piano li sfumiamo insieme. Belli, si stanno fondendo qua, stanno creando una sfumatura di verdino, bella, molto molto bella, tra il celeste e il giallo. Wow, sembra che ho applicato effettivamente un verde, bellissimo. Sembra una bambina in un negozio di giocattoli, ma a me piacciono tantissimo questi colori. Poi in questo periodo mi sento super colorata. Allora raga, lo sapete, io utilizzo le manine per andare a stendere glitter, shimmer e quant'altro. Quindi andiamo ad utilizzare finalmente Crown, che è questo. Raga, io sto impazzendo, devo usarlo. No, la texture, raga, non avete capito. Ho appena fondato il dito ed è morbidissimo. Guardate. No, io potrei urlare. E lo mettiamo vicino all'angolo interno, un po' sopra il giallo. Che bellezza è. Si stanno attaccando tranquillamente e stanno facendo pochissimo fallout, pochissimo. Sento che hanno già colla all'interno. Non so come spiegarvelo, questi glitter si attaccano alla palpebra, a parte con una facilità estrema, ma poi è come se si amalgamano tra di loro e non vi lasciano buchetti. E questa cosa a me piace molto, perché comunque molto spesso mi capita, utilizzando altre palette, di utilizzare dei glitter. E non so se avete presente quando voi li applicate e non si mettono in modo omogeneo e sembra che vi creano dei buchetti nella palpebra. Beh, questo raga non lo sta facendo, quindi adoro, adoro follemente. Penso che aggiungerò un po' di shimmer anche nell'altra parte per essere un po' più luminoso il tutto. Ora prendo dei pennellini più piccoli e inizio a giocare con gli shimmer della palette. Ora provo a prendere Power, che è un viola shimmer, subito sotto, come vedete, Crown. E vado a posizionarlo in questa zona, perché voglio dargli proprio un punto luce, perché altrimenti si vedrebbe troppo, raga, il contrasto tra tutto lo scimmerino del giallo e il resto, sarebbe troppo opaco. E giochiamo così. Ora prendo Rain, che è l'altro shimmer scurissimo, tutto alla mia destra. Vedete? Lo tampono in questa zona dove abbiamo messo il colore più scuro prima. Bellissimi anche questi. Hanno, sembrerebbe dei micro glitter, scusatemi. Sfumo un po' con il viola. Raga, sono bellissimi. Io davvero non so se riuscirò a farvi vedere in camera l'effetto, ma sto volando. Unica cosa, magari poi vi dirò alla fine, che non mi è piaciuta, sono questi due celesti, poi vi dirò anche perché. Prelevo un po' di Angeline, lo sfumo qui all'esterno per andare a schiarire un po' con la punta proprio del pennello. Applico ora già all'interno dell'occhio Marshmallow, da quello che vedo il nome qui, che è un perlato tendente al doratino, e lo mettiamo all'angolo interno perché si sposa benissimo con i glitter.
Non me l'aspettavo così scrivente, ma ciao. Bellissimo, lo porto anche un po' su così apriamo lo sguardo. Non faccio la parte sotto perché io preferisco farla dopo che ho messo il correttore e tutto quanto. Raga, vado a fare l'altro occhio, faccio la base, così poi torno e terminiamo gli occhi e andiamo a scolpire il viso con blush illuminante e contour della palette e poi andiamo alle conclusioni finali. Ok raga, eccomi tornata con anche l'altro occhio fatto. Ho fatto la base, come vedete ho giusto setato con un po' di cipria. Adesso direi di andare ad utilizzare le polveri viso di questa palette che vi faccio rivedere. Sono queste da questo lato. Abbiamo Sculpt come terra per il viso, poi abbiamo Parasol che è il blush e poi possiamo scegliere come illuminante tra Blinding e Glazed, ma credo che utilizzerò Glazed perché è più sul dorato e direi che si sposa bene con il look. Vado a prelevare Sculpt. Wow! È bello scrivente, raga, non me l'aspettavo così scrivente. Ed è sul caldino, come vedete. Sto utilizzando ultimamente uno di questi pennelli un po' più fluffy perché mi dà quell'aspetto fondente sulla pelle. Vado bene qua sulle tempie perché voglio andare a sfumare il tutto. Si sfumano facilmente, vedo che sono molto fini, come molto sottili come polveri. Con la parte un po' più piccola di questo pennello vado a fare un po' di contour al naso. Direi con lo stesso pennello di prendere anche il blush, raga, così facciamo diciamo un tutt'uno che si fonde. E wow! È matte il blush. Bello scriventino anche questo, raga. Ne ho preso una puntina e anche questo bello, bello scrivente. Vado anche un po' sul naso, guardate. Come ci siamo detti prima, andrò ad utilizzare Glazed. Madonna, raga, è molto doratino. Mamma, quanto ne ho preso. Come polvere è sottile sicuramente, non è molto spessa. Vabbè, ho preso un bel po' di prodotto, ma non importa. Molto bello questo colore per questa stagione estiva, secondo me. Questo è il risultato, qua ho esagerato proprio, della base, delle polveri. Direi che sono molto carine. Finiamo gli occhi, raga, e poi off camera andrò a mettere un rossetto, penso un gloss. Per gli occhi voglio riprendere il verde lime perché voglio che sia accesa anche la parte sotto. Non ho messo mascara sotto, ho solo messo mascara su e le ciglia finte. Andiamo a congiungerci qui. Prendo il violetta chiaro, Pink Lady, e vado qua a sporcare. E con un pennellino angolato vado a prendere i glitter e li porto sotto. La cialda dei glitter è molto 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 malleabile, quindi andateci piano, non andateci con tutta la forza perché raga rischiate di bucare la cialda. E poi con i pennelli che abbiamo utilizzato prima vado a prendere pian piano gli shimmer. Questa volta però voglio andare sulla parte fucsia con Kiar, penso si legga così, che è uno degli shimmer rosatini. Eccomi raga tornata con le labbra terminate, ho messo giusto il mascara nelle ciglia inferiori e una matita verde di Kiko all'interno dell'occhio giusto per farli risaltare. Procediamo ora con le conclusioni finali. Beh raga, che dire, io sono rimasta molto stupita da questa palette, a parte che secondo me ha un range cromatico che vi permette anche di fare look sobri, non solo accesi come questo. Però se cercate sicuramente una palette colorata dove andare a giocare con i colori, direi che è una buonissima palette. I colori sono molto pigmentati, sono belli scriventi, non fanno macchia e si sfumano facilmente. I colori poi tra di loro si amalgamano bene e se andate a sfumarli con colori complementari ottenete altri colori. E vi dico la verità, questa è una cosa che mi piace molto perché potete andare a fondere dei colori insieme
e quindi magari se non avete una determinata tonalità riuscite ad ottenerla con, con questi ombretti. Non li ho trovati spessi, non li ho trovati polverosi né sugli occhi né sulla cialda, non fanno molto fallout ed è una cosa che mi ha stupita parecchio. L'unico appunto che vorrei fare è questo: quando sono andata ad utilizzare il celestino all'interno dell'occhio e il blu più scuro, blu quasi verde petrolio all'esterno dell'occhio, ho notato che una volta sfumati erano molto simili. Come vedete qua sembra che ho applicato lo stesso colore di qui. Diciamo che forse è difficile formulare dei blu che poi sfumati non vadano ad essere quasi identici, ed è l'unica pecca che ho trovato. Per quanto riguarda gli shimmer, sono belli, sono luminosi, vanno, cioè non fanno fallout, dove li mettete rimangono. E mi ha stupita tantissimo questo glitter dorato. Nella cialda è molto molto morbido e consiglio di utilizzarlo con le dita. Trovo che queste texture secondo me vadano comunque a stendersi meglio con i polpastrelli, perché voi andate a scaldare il prodotto e si sfumano, che è una meraviglia, e si applicano benissimo. Ho notato che non ha fatto molto fallout, per dire che è un glitter. E come vi dicevo durante il video, il fatto che una volta applicato il glitter vada a uniformarsi sulla palpebra mi è piaciuto tantissimo. Mi è capitato in passato di fare altri look ovviamente con i glitter e a volte andavo a metterli, a stratificarli, ma non erano omogenei, diciamo che andavano a creare quelle sorte di codine, diciamo così, nella palpebra che non mi piacevano per niente. Invece in questo caso ha aderito benissimo al correttore, ovviamente penso che fa questo lavoro con qualsiasi base. E raga, è rimasto lì, io forse ci sono 2 orette qua in studio tra il trucco del primo occhio e del secondo occhio e poi tutto il resto, quindi direi che non si è mosso per niente. Per quanto riguarda le polveri viso, perché dobbiamo vedere anche quelle, raga, sono rimasta contentissima. Molto spesso, raga, è difficile andare a formulare una palette 2 in 1 e avere, diciamo, una buona resa anche per quanto riguarda le altre polveri. Vi posso dire che queste polveri viso mi sono piaciute tanto. Sì, la palette è molto grande, però se avete la Carnival capite la grandezza. Però il fatto di avere anche le polveri viso all'interno fa sì che sia una palette completa, quindi magari anche viaggiando, se vi piace il colore, ma ci sono anche dei marroncini, vi prendete una palette unica e avete sia ombretti che polveri viso, quindi direi che è un buon compromesso. Sono delle polveri molto sottili, belle scriventi e belle pigmentate, le potete stratificare, non fanno macchia da quello che ho visto. Avevo ovviamente sotto il fondotinta giusto settato con la powder e ripeto, si sfumano facilmente. Gli illuminanti mi hanno stupita, qua ho esagerato raga, lasciate perdere, però guardate che bellezza, è molto sottile, non mi ha enfatizzato i pori e si è fuso con il resto delle polveri molto bene, quindi raga direi che anche le polveri sono ottime. Raga, quindi alla fine del tutto promuovo questa palette? Assolutamente sì, ovviamente è una palette orientata più a delle colorazioni accese, ovviamente se conoscete lo stile di Devivienne capite benissimo che la palette la rispecchia tantissimo e io sono super contenta perché adoro i colori. Il prezzo non è elevato, per dire che ha tante cialde, abbiamo delle cialde anche più grandi per quanto riguarda sia le polveri viso che il nero e il bianco, e quindi raga per me è super approvata. Raga, anche questo video volge al termine, io spero che questo look vi piaccia e che questo video vi abbia allietato la giornata. Fatemi sapere qui sotto se volete un video anche sulla Dream Big e sulla Clientele, penso che si chiami così, la palette un po' più nude che vi ho mostrato su Instagram. Quindi raga, se volete vedere sempre in anteprima i nuovi acquisti, gli swatches delle palette, nuovi prodotti, andate a seguirmi su Instagram, mi trovate anche lì come Valley Makeup Lover. Raga, vi ricordo che se volete supportarmi, il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi video. Da una Valley super colorata per oggi è tutto, come sempre io vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!